amici carissimi, stiamo per entrare nell'estate, sperando che questa nuova stagione segni un cambiamento di stagione, ecco, nella vicenda della nostra vita, nella vicenda della Chiesa, nella vicenda della nostra patria. Bene, il testo del Vangelo con cui siamo chiamati a confrontarci oggi riguarda quella che è stata chiamata la tempesta sedata. Marco ci presenta Gesù che vuole lasciare la costa della Galilea e chiede ai suoi discepoli di passare all'altra riva, cioè di andare fuori, sempre dall'altra parte del lago, ma fuori dai confini di Israele, e precisamente nella regione dei Gadareni o Geraseni, ecco, quindi in territorio pagano. Durante la traversata, Gesù, probabilmente stanco anche della sua intensa attività fra insegnamento, guarigioni e preghiera, si addormenta, e si addormenta a poppa, quindi dietro, nella parte posteriore della barca. Mentre Gesù è tranquillamente addormentato, si scatena una tempesta sul lago. Tempesta molto possibile, perché a causa dei venti, proprio nella fossa del lago di Tiberiade, sovente, soprattutto nel periodo invernale, si scatenano delle piccole tempeste, ecco, per cui la barca viene molto agitata dalle onde. A noi interessa capire cosa succede in quel momento, cioè cosa succede alla barca della Chiesa rappresentata da tutti i discepoli con Gesù quando si scatena una tempesta. E i discepoli erano tutti bravi pescatori, eppure ad un certo punto vanno a svegliare Gesù dicendo: Rabbi, maestro, non ti importa che noi moriamo? In questo agitarsi delle onde, in questo vento che violentemente soffia sulla barca, cresce nei discepoli una consapevolezza opposta alla fede. Siamo soli. La consapevolezza della indifferenza di Dio. Eppure loro, in quanto ebrei, sanno quello che dice, per esempio, il Salmo 120. Non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. È una preghiera rivolta a Dio. L'ebreo ha la certezza che anche nelle tempeste della vita Dio veglia e non dorme, perché è il custode del suo popolo. I discepoli ignorano tutto questo e si mostrano anche con un atteggiamento opposto a quello dei pagani marinai nel libro di Giona. Quando si scatena la tempesta e Giona dorme nella stiva della nave, i marinai, oltre
a esercitare il loro mestiere, si mettono a pregare. I discepoli qui invece si fanno prendere da paura, non pregano e pensano che Dio sia assente, addormentato, indifferente. Ed ecco allora la risposta di Gesù. Si alza, sgrida il vento, sgrida il mare, tutto torna alla quiete e Gesù rimprovera i suoi discepoli. Perché avete così tanta paura? Non avete ancora fede? Questo è un interrogativo cocente nel cuore dei discepoli, che rimarrà un cuore pieno di paura fino alla Pentecoste. A volte noi acceleriamo la tempesta nella nostra vita, a volte creiamo il caos nel nostro cuore solo perché invece di dominare la fede, o che è sorella della speranza, domina la paura. E nella paura andiamo in confusione, perdiamo la lucidità, non sappiamo più in che direzione andare. Perché avete ancora fede? Oggi è davvero in gioco la fede. No, non le preghiere, non le devozioni, non le tradizioni, ma la fede. Siamo noi che stiamo addormentando la nostra coscienza, siamo noi che ci stiamo allontanando dal mistero di Dio, che è anche il mistero di ciascuno di noi. E quindi conosciamo sempre meno noi stessi e Dio, e siamo dominati dalla paura, la paura dell'altro, la paura del futuro, la paura dello straniero. Quante paure bloccano la nostra anima, e la nostra anima, come le ali tarpate, non riesce più a librarsi in alto. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Gesù porrà un altro grande interrogativo ai suoi discepoli. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.